Se volete che comincio dall'inizio, andiamo indietro 80 anni, o quasi 80 anni, al 23 maggio del 1929, quando sono venuto alla luce a Bucarest, in una vecchia casa dove abitava la mia famiglia. A 2 anni non parlavo, finché un giorno, quando una vettura è entrata nel nostro cortile, ho detto auto. Non so se mi riferivo a quella vettura o al sogno delle macchine automatiche che doveva riempire la mia vita alcuni anni dopo. Anni della guerra, abbiamo sofferto a Bucarest, ma meno di quello che era successo in Polonia oppure nel nord della Romania. Però la vita è andata avanti. 1944, 24 agosto, viene creata un'organizzazione della gioventù sionista. Divento molto attivo in questo campo, entro nei gruppi di giovani, vivevano insieme e si preparavano a partire in quello che allora era la Palestina e che doveva diventare Israele. Noi in quel momento eravamo in una città chiamata Piatra Neamț, dove avevamo organizzato quello che si potrebbe chiamare un piccolo kibbutz. E la vita era difficile. Sono andato all'Università delle Scienze Economiche e ho imparato tante cose che non mi sono mai state utili in tutto il resto della mia vita. Non passa molto tempo e mi prendono agli interrogatori. Vengono registrato, mi si levano le scarpe, la cintura, specialmente l'orologio, vengo portato in una cella, mi mettono sempre quei famosi occhiali neri che per me sono un simbolo di quello che è successo. Dopo 4 anni ho trasformato uno dei miei hobby in professione e sono diventato fotoreporter, reporter artistico, fotografo industriale. E nel 61 prendo la mia prima vacanza per andare nel mondo libero. Avevo visto a Parigi delle macchine per fototessera e mi ero interessato a chi le fabbrica. Le fabbrica la società Photomin in Inghilterra. Non avevo molti soldi, molti risparmi. Arrivo a Hersham, dove era la sede a Photomin, e dico: buongiorno, vorrei avere l'esclusiva delle vostre macchine per Israele. Posso darvi un anticipo per una prima macchina e poi mi impegno durante il primo anno di comprarne altre 5. E così comincia la mia vita, il mio abbinamento con la fototessera automatica. La parola auto che aveva pronunciato all'età di 2 anni si riferiva probabilmente a questo. Firmo un contratto di esclusiva per 120 macchine da installare in Italia. E arrivo a Roma la sera del 4 novembre 1962 e il 7 di novembre registriamo la società Dedem Automatica. Nel 68 ho avuto l'occasione di prendere una posizione più importante nella Photomin e mi sono occupato di aprire nuovi paesi. Ho cominciato con dare un forte impulso alla società statunitense. Verso la fine di 68 ho avuto forse la più grande sfida della mia attività, il Giappone. E poi, come in altri momenti della mia vita, ho incontrato una persona che veramente mi ha fatto uscire da questo difficile periodo della mia vita. Ho incontrato Gabriella, è arrivato Ariel e la vita è ricominciata. Il successo dimostra che sei arrivato su questa terra e hai realizzato qualche cosa. La tua ingegnosità, la tua creatività hanno lasciato qualche cosa dietro a te. E non solo per te stesso, per te solo, per tutti quelli che intorno a te hanno costruito una famiglia, un'attività, una vita forse più felice grazie
a quello che tu hai fatto. Il mio successo è stato il successo di altre centinaia di persone, non solo mie.